Vincenzo Ceccarelli, siamo con alcuni dei nuovi bus messi a disposizione di ITM, un investimento che però non è l'unico che è in programma nei prossimi mesi. No, è un investimento importante, sono 10 degli 87 nuovi mezzi che ITM metterà in servizio quest'anno e il prossimo anno. Sono figli del contratto ponte che la Regione Toscana ha firmato con le aziende per questi due anni, 18-19, in attesa che si esaurisca il contenzioso e possiamo sapere chi ha vinto la gara che la Regione ha bandito alcuni anni fa. Da quella gara verrà la fornitura di 2100 mezzi nuovi, ma questi 410 che nel contratto ponte sono previsti saranno aggiuntivi a quelli che dovranno arrivare dopo. Oltre ad investimento in nuovi mezzi che sono più sicuri, più confortevoli, che sono accessibili ai diversamente abili attraverso le pedane, sono previsti investimenti anche per quanto riguarda l'installazione di palline intelligenti, per quanto riguarda la tecnologia, quindi emonetica, maggiore informazione, maggiore facilità di acquisto dei biglietti e di accesso. Tutto questo rientra nella strategia di una mobilità sostenibile, di un trasporto pubblico locale qualificato, sia per quanto riguarda la gomma, sia per quanto riguarda il ferro, e quindi una maggiore integrazione tra queste due modalità di trasporto e soprattutto nuovi treni e nuovi bus, come stamattina abbiamo appena visto. È un investimento che arriva a seguito anche degli adeguamenti tariffari che hanno riguardato il servizio in tutta la regione? Sì, la firma del contratto ponte, anticipando molti di quelli che sono i benefici contenuti nel capitolato di gara, ad iniziare appunto dalla fornitura di nuovi mezzi, prevede anche l'adeguamento del sistema tariffario, ma non soltanto un adeguamento in termini percentuali, anche quella che definirei una vera e propria rivoluzione in Toscana, che porta maggiore omogeneità e maggiore equità. Sino a luglio in Toscana avevamo circa 300 tariffe diverse. Dal primo di luglio abbiamo invece, con la comunità tariffaria toscana che è entrata in vigore, un trattamento equo ed uguale per tutti i toscani, siano essi a prendere un bus o un autobus in Lunigiana, ad Arezzo, a Siena o magari nella montagna pistoiese. Oggi in Toscana, al posto delle 300 tariffe, c'è un sistema che ricalca quello del treno, quindi per fasce, ad ogni fascia chilometrica corrisponde il pagamento di un ticket, due tariffe per l'urbano, uno per i comuni capoluogo, 1,50 euro, 1,20 euro per quanto riguarda invece i comuni non capoluogo, e poi 5 tipologie di abbonamenti al posto di 36 che c'erano prima. Ma l'aspetto importante è quello dell'introduzione dell'ISEE per quanto riguarda gli abbonamenti. I cittadini che rientrano in un ISEE inferiore a 36.000 euro, e noi stimiamo che sono circa il 60%, avranno la possibilità di avere sconti di circa il 20%. Inoltre abbiamo cercato anche di mitigare le situazioni di maggiore criticità che sono emerse, perché in alcune realtà, come purtroppo anche quelle della realtà territoriale aretina, c'erano tariffe che erano ferme da 6-7 anni. Quindi in una omogeneizzazione complessiva in alcuni casi le tariffe sono rimaste invariate, in alcuni casi anche addirittura scese dove erano state adeguate ed erano più alte oramai da anni, in altre sono invece aumentate in maniera più consistente. Noi abbiamo cercato attraverso l'ISEE e attraverso altre misure di mitigare questa situazione, stiamo raccogliendo anche ulteriori segnalazioni, magari in futuro cercheremo di fare anche ulteriori limature, però deve essere evidente a cosa serve aver adeguato le tariffe: da una parte a mantenere il rapporto tra costi e ricavi
almeno al 35% come abbiamo da obbligo di legge, dall'altro per poter fare investimenti che in parte sono sostenuti anche attraverso il sistema di rimodulazione tariffaria.